È stato recuperato in mare il cadavere del pensionato settantenne trascinato in acqua sabato scorso dall'alluvione che ha colpito Peschici e tutto il Gargano. Il ritrovamento è stato fatto dai marinai della Capitaneria di Porto di Vieste. Il corpo, hanno spiegato poi dalla prefettura di Foggia, è stato trovato a circa 300 metri al largo del costone, esattamente ad 1,5 km dal luogo della scomparsa. Intanto il presidente regionale Michi Vendola ha incontrato i sindaci della città e messo in evidenza le priorità per rimettere a posto una situazione già di per sé difficile dopo il violento nubifragio che da giovedì scorso ha toccato in maniera terribile questa regione. Sarà decisiva l'udienza del 12 settembre prossimo per sapere se Massimiliano Latorre potrà rientrare in Italia per curarsi dopo il serio problema di salute che lo ha colpito una settimana fa. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Nuova Delhi nell'udienza di lunedì mattina. Il governo indiano ha fatto sapere che non si opporrà in caso di verdetto a favore del Marò pugliese, mentre rimane il gelo con l'Italia in merito alla giurisdizione della vicenda. Tre missionarie italiane della congregazione delle Savariane sono state uccise nelle scorse ore nel loro convento a Kamenge, nel cuore dell'Africa, nel Burundi. In un primo tempo si era pensato che potrebbe essere stato un tentativo di rapina. Poche ore dopo, poi, il capo della polizia burundese ha dichiarato che le tre suore sono state violentate selvaggiamente ed una di esse è stata decapitata. Cordoglio della Santa Sede e di Papa Francesco in particolare e del governo italiano da parte del ministro degli esteri Mogherini.